Bocalfa, che è la presidente dell'associazione ADA e con cui collabora con la DILA del NISAV. Ieri abbiamo avuto questa bella notizia di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi la ringraziamo perché fa molti sacrifici venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei e collaborando e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la parola con lei, Dalia Bocalfa. Grazie, buongiorno a voi. Allora, sono Dalia Bocalfa, presidente della sede operativa DILA in Algeria, eppure ho l'associazione ADA, pure Algerina, che ha la sede a Blida, la mia città, quindi quello. E vi ringrazio a voi presenti e ringrazio Bruno e tutta la scuola della DILA. Quindi vi leggo adesso il premio delle arti grafiche. Si sente? Ah, ok, adesso sta bene. Allora, quindi, sì, del premio 8 milioni, certo. Per il premio narrativa Andrea Giostra, con il titolo di Donna Vita, con 64 voti. Al quarto posto, nostra amica, cara nostra, Angela Maria Tiberi, con il libro, con il testo di Ritorno alla Terra, con 73 voti. Al terzo posto, Lida Sara da Pisca, Fiaba Rossa, 81 voti. Al secondo posto, per la narrativa Adriana, il Tigni e Cervi, simbolicamente il fulmine, 341 voti. E al primo posto abbiamo Alessandro Corsi, La ballata del mare incantato, con 345 voti e lascio la parola a Maria. Bene, due parole su Alessandro Corsi. Alessandro Corsi, vincitore del primo premio sezione narrativa 8 milioni. Ha il diploma di maturità magistrale, ha maturato diverse esperienze lavorative, operando pure come assistente sociale, seguendo persone con gravi disagi e non vedenti. Ha pubblicato 19 volumi tra poesia, narrativa, saggistica, teatro ed oltre 450 raccolte liriche. Ha ottenuto oltre 950 riconoscimenti.